Grazie molte Antonio per la tua generosa presentazione, saluto con grande simpatia a tutti i presenti. Mi dolgo un po' di vedere in fondo persone che in piedi attendono di essere ammesse. E chi mi conosce sa, soffrivo quando insegnando i corsi di base avevo le aule all'Università di Bologna e avevo trovato un escamotage, e che però qui a voi non interessa che io vi ripeta. Lui ha ricordato giustamente che io però continuo a insegnare all'Università di Bologna, 3 corsi, nonostante sia in pensione da 10 anni. Perché il rapporto con gli studenti, con i giovani mi arricchisce moltissimo e mi dà molta gioia. E quando si è in gioia la fatica si avverte, come voi sapete, molto di meno. Grazie per l'invito e inizio proprio prendendo le mosse da questa considerazione, che se c'è un nome di uno studioso e di un politico che ha associato a se stesso il tema della diseguaglianza, dell'equità, questo è il nome di Ermanno Gorrieri. Ermanno Gorrieri, come è stato ricordato, ora ha dato il proprio nome ad una fondazione che porta avanti la sua riflessione attualizzando. Ed è un personaggio che ha avuto dei meriti notevoli perché, giocando in anticipo sui tempi, già a partire dagli anni 80, quindi 40 anni fa, aveva intuito quelli che sono i nodi fondamentali del tema della diseguaglianza. Ma allora non era stato, e dirò il perché fra un po', non era stato ascoltato. In generale, voi sapete, questo è il destino che spetta a tutti i profeti. I profeti parlano in anticipo sui tempi e proprio per questo vengono o maltrattati, come la storia ci ha insegnato, anche qualcosa di peggio e così via. Quindi sono lieto che il Festival della Filosofia di Modena abbia inteso dedicare una sezione del proprio programma a questo personaggio che, come ho detto, non merita l'oblio. Al termine della mia esposizione ci sarà almeno mezz'ora abbondante per domande, osservazioni. Se ne avete, non fatevi scrupolo, perché su argomenti di questo tipo è molto importante il dialogo e la reciprocità. Quindi voi non abbiate timore di nessuno. E inizio prendendo le mosse da questa considerazione. È ormai accettato da tutti che uno dei 3 nodi o delle grosse 3 sfide che intrigano il nostro mondo, in particolare il mondo occidentale, è il tema delle diseguaglianze. Le altre 2 sfide sono quelle dell'ambiente, il degrado ambientale di cui sappiamo tanto, e quello della pace. Ma quello delle diseguaglianze è un tema veramente che oggi ci è letteralmente scoppiato tra le mani. Una nota a piedi pagina: non confondiamo le diseguaglianze con la povertà, sono 2 cose completamente diverse. Purtroppo in Italia, per ragioni varie, si tende a mischiarle e questo evidentemente provoca problemi sul piano del policy making, cioè delle cose che si devono fare, perché certi provvedimenti a favore della lotta alla povertà tendono ad aggravare le diseguaglianze e molti non se ne rendono conto, poi dopo specificherò. Allora, sulle diseguaglianze ormai sappiamo tutto. Nel senso cioè che sappiamo come si misurano i vari coefficienti, sappiamo dove si annidano, chi ne è particolarmente colpito e gli effetti che producono, le tipologie di diseguaglianze. Le diseguaglianze non sono solo quelle di reddito o di patrimonio, ma ci sono anche le diseguaglianze di genere, uomini e donne. Ci sono le diseguaglianze culturali, addirittura quelle religiose e così via. Quindi quando si parla di diseguaglianza facciamo male se attribuiamo questo termine in riferimento soltanto al reddito o al patrimonio. Ora, questo fatto pone un problema. Come mai, se sappiamo tutto delle diseguaglianze, dove sono, dove si annidano, ripeto, come si misurano, le tipologie, non si riesce a prendere provvedimenti che valgano a ridurle, se non addirittura ad annullarle? In altre parole,
E qui noi italiani siamo molto indietro. Cioè, noi siamo molto bravi nella diagnostica, ma non altrettanto bravi nella terapeutica. E quando voi andate dal medico, se il medico vi fa una diagnosi perfetta, ma poi non vi dà la ricetta, voi cosa dite? Sì, sappiamo qual è il male che ci affligge, però tu non mi hai aiutato a venirne fuori. E così è nel nostro paese, anche in altri paesi, ma soprattutto da noi. Voi guardate le riviste, i giornali, e descrizioni, analisi, è successo qua. Ormai, insomma, non che non si debbano dire queste cose, ma si devono dare per note, anche perché se uno vuole entra in rete e ha tutte le indicazioni che vuole. Dove invece difettiamo è nella comprensione del perché le diseguaglianze oggi, quando dico oggi intendo ultimi 40 anni circa, mezzo secolo circa, tendono ad aumentare in maniera sistemica ed endogena. Sistemica vuol dire che anno dopo anno le diseguaglianze aumentano, e aumentano pur essendo vero che il reddito complessivo, il PIL e la ricchezza aumentano. Questo è un paradosso. Voi sapete, paradosso è parola greca che significa paradoxa, significa meraviglia, sorpresa, perché è una meraviglia. Ma come? La ricchezza aumenta, il reddito aumenta e aumentano le diseguaglianze. Come dare conto di questo? E allora la domanda che subito, alla quale cerco di dare risposte, è: quali sono i fattori principali che ci aiutano a capire questa, diciamo, discrasia tra il momento dell'analisi, della descrizione, interpretazione del fenomeno e il momento della cura, come ho appena detto, perché questo è il problema. Direi che ci sono tre gruppi di fattori. L'uno di natura propriamente culturale, secondo un fattore di natura propriamente legato alla conoscenza economica, come scienza, alla scienza economica, e il terzo legato invece alla politica. Cominciamo dal primo. Tanto per dare, non sto a darvi i dati perché, come ho detto, questi sono noti, ma ne do solo uno. Nell'Italia, nel 2021, quindi l'anno scorso, il 10% più avanti nella scala sociale aveva un reddito del 38% e una ricchezza del 50%. Che vuol dire? Il 10% più abbiente aveva il 38% in più di reddito rispetto agli altri. Questa è una misura grezza. In altri paesi, ad esempio in America, è ancora peggio. Anche in Russia è ancora peggio. In Cina. Quindi il fenomeno della diseguaglianza oggi non è tipico solo del mondo occidentale, come qualcuno dice. Perché la diseguaglianza in Russia e in Cina è molto superiore a quella che abbiamo noi in Italia. E anche qui ci sono ragioni cui farò cenno successivamente. Chiusa la parentesi. Allora, quali sono i fattori esplicativi di questo fende non recevoir nei confronti, come dicono i francesi, nei confronti di una lotta alle diseguaglianze? Ho detto, prima, di natura propriamente culturale. A che cosa faccio riferimento? Al fatto che, per ragioni varie, continuano a essere in circolazione due miti che hanno assunto le caratteristiche del dogma. Il primo è il mito cosiddetto meritocratico, la meritocrazia. Allora, io spero di contenermi, perché poi mi arrabbio io. Non posso io tollerare quando vedo le persone che io so che sanno e che dicono cose false agli altri. Questo non è tollerato. Ognuno è libero di avere le idee che vuol coltivare, però non può dichiarare e soprattutto non può insegnare nelle aule universitarie e anche nelle aule liceali il falso. Meritocrazia è una parola che è stata introdotta nel 1958 per la prima volta dal sociologo inglese Michael Young, 1958. Ha un successo enorme questa parola e viene subito applicata in diversi contesti. Poco prima di morire, Young, nel 2001, pubblica un altro saggio in cui dice: «Mi pento amaramente di quel che ho fatto nel 1958, perché la mia intenzione era quella di aprire gli occhi della gente ai rischi
della meritocrazia. E ho visto invece che è stata utilizzata la mia analisi di allora per avvalorare la meritocrazia. Ecco il punto. Allora, già questo dovrebbe mettere la pulce nell'orecchio, come si suol dire. Se chi inventa un termine e ne dà la interpretazione iniziale poi si ravvede, vorrà dire che ci sono delle ragioni. E quali sono queste ragioni? La ragione principale è che il criterio meritocratico, che letteralmente vuol dire il potere a chi ha merito, perché kratos in greco vuol dire potere. Merito è una parola che viene invece dal latino, quindi latino-greco. Vuol dire che chi ha meriti, poi definiti in un certo modo, deve avere il potere di agire sulla volontà degli altri e di imporre la propria linea, in virtù del merito. Ma noi sappiamo che democrazia è un'altra cosa. Demos, in greco, vuol dire il popolo. Kratos, potere. Quindi il principio democratico nasce storicamente con Aristotele proprio per affermare questo principio, che il potere, guardate che la parola potere la uso come potenza, ci sono due concetti di potere, il potere come influenza e il potere come potenza. Il potere come potenza è quello di chi fa le leggi, per intenderci. Chi esercita il potere come potenza? I parlamenti, i governi, sono loro che preparano i disegni di legge, li approvano, eccetera, e poi si è tenuti a rispettarli. Ebbene, il potere come potenza è chiaro che è la negazione del principio democratico, perché il principio democratico vuol dire che tu devi dare il potere di fare le leggi, i regolamenti, i decreti al popolo, non a quella percentuale di ottimati, eccetera. Ed è passata esattamente questa linea. Qual è quindi la confusione di pensiero che si è fatta? Che si è confusa la meritocrazia con la meritorietà. È per quello che io mi arrabbio, anche coi colleghi. Dico, ma perché sapete che esistono queste due parole? Perché non volete mai usare? Meritorietà vuol dire dare a tutti quel che si meritano. Questa è la meritorietà, ma non vuol dire dargli il potere di cambiare endogenamente le regole del gioco. L'equivoco è tutto lì. Quindi il problema con la meritocrazia non è nel merere, merito, ma nel kratos. E quindi devo dire che già Aristotele aveva intuito, quando diceva in opposizione a Platone, sapete, Platone aveva quella concezione, diremmo oggi, oligarchica, elitistica, eccetera, dice no, se vogliamo la democrazia bisogna fare in modo che anche chi, diremmo noi oggi, occupi livelli bassi della scala sociale abbia la possibilità di dire la propria, di esprimere, magari lo esprimerà male e allora va corretto, ma non gli si può dire tu sei inferiore a me e non devi entrare. Ora voi mi direte, perché la meritocrazia ancora oggi nel nostro come in altri paesi gode di così tanta fiducia? Perché evidentemente è lo strumento principe per arrivare a questa conclusione, che chi resta indietro nella scala sociale colpa sua. Tu non riesci a trovare il lavoro, guadagni 1.000 euro al mese, eccetera, colpa tua. Perché? Perché se tu meritassi, avresti la possibilità. Questa è la grande cattiveria, oltre che ignoranza, di chi usa questi argomenti. E anche qui mi avvalgo di una... di quanto... vi ricordate, se avete letto i testi biblici, popolo ebraico, schiavo in Egitto, aveva dal faraone avuto l'obbligo di produrre gli stessi ammontari di mattoni di prima, senza però che il faraone desse loro la paglia, perché sembra che a loro la paglia servisse, eccetera. Quindi questi erano costretti a produrre lo stesso ammontare e quindi a fare lavori extra per poter raggiungere i target. Ecco, chi usa il criterio meritocratico segue a distanza di millenni la stessa logica. Dice, tu non riesci ad agganciare il gruppo di testa o il livello intermedio della scala sociale, e la colpa è tua. E le colpe sono di varia natura, perché sei svogliato, sei pigro, sei qua, sei là, è inutile che stia a fare esempi, voi li conoscete bene, eccetera. E allora voi capite
che questo è un modo per legittimare le diseguaglianze, perché nessuno apertis verbis dice a me piacciono le diseguaglianze, nessuno è così grezzo, però bisogna trovare una legittimazione, e la legittimazione è quella di colpevolizzare chi sta indietro. Voi dovete sapere che questo approccio ha prodotto in Italia, sta producendo un fenomeno che noi non avevamo mai avuto prima di 50 anni fa, mai. È il fenomeno della aporofobia, parola greca che sembra difficile ma è facile, adesso lo dico subito. Aporofobia vuol dire il disprezzo di chi sta indietro, il disprezzo di chi ha meno, di chi è diverso. Aporofobia. Gli italiani non hanno mai avuto una cultura aporofobica, magari non si faceva molto per aiutare, però almeno si aveva simpatia, un po' di compassione. Adesso non è più così. Nei confronti di chi sta giù non si ha la compassione, si ha il disprezzo. E il disprezzo, voi sapete a che cosa conduce poi ultimamente, eccetera. Il disprezzo stesso è una forma di diseguaglianza. E questo dovrebbe fare. Io non capisco perché in Italia non si usi mai la parola aporofobia. All'estero circola, da noi nessuno la vuole mettere in circolazione e spiegare il significato. Sarà pur che qualcuno dia delle risposte se è una persona seria. È perché si dice, se tu stai indietro, lo dico per l'ultima volta, è perché tu non ti sei impegnato, perché tu qua, perché tu là, non ti sei dato da fare, eccetera, eccetera, e così via. Non hai avuto la paglia che il faraone invece nella epoca precedente dava, eccetera. Questo quindi è il primo mito che continua ancora a sussistere e che è un generatore di diseguaglianza, perché legittima le diseguaglianze, senza dirlo apertis verbi. Quello che allora, per concludere, è che dobbiamo parlare di meritorietà. Facciamo l'esempio banale, io faccio il docente, no? Come tanti qui presenti. È chiaro che gli studenti, c'è chi studia di più, un po' di meno, che io non posso dare lo stesso voto a tutti, perché questa sarebbe un'ingiustizia. Però a chi do 30 lode, perché all'università si danno i voti in trentesimi, come al liceo in decimi, e non è che gli dica, siccome tu sei stato bravo, hai studiato bene, hai avuto 30 lode, d'ora in poi tu hai il potere di giudicare i tuoi compagni. Quella sarebbe la meritocrazia. E voi sapete che sta entrando anche nella nostra università italiana in derivazione dagli Stati Uniti. Io insegno anche, come ha ricordato Antonio, alla Johns Hopkins University, da oltre 45 anni, che è un'università americana, e quindi riesco a stare dietro all'evoluzione. L'idea è esattamente questa, che bisogna che all'università gli studenti imparino a competere. Il principio è quello di competizione, perché la competizione è quella che crea le competenze. Si parla di scuola delle competenze, che è la bestemmia più grossa che si possa fare, eppure la gente la usa. Ma come la scuola delle competenze? La scuola deve insegnare il principio cooperativo, perché il principio competitivo tu lo andrai a applicare semmai dopo, quando entri nell'arena del mercato. Ma se negli anni della scuola tu insegni agli studenti, liceali o universitari, non fa differenza, o post-universitari, a competere, cosa vuol dire? Che tu devi competere col tuo amico. E quindi se il tuo amico, per una ragione o per l'altra, si colloca a un livello più basso, questo deve essere sostanzialmente denunciato. È vero o non è vero? Sfido uno che, per fortuna, che in Italia ci sono le eccezioni. Io da quando insegno, da oltre 50 anni, all'università, non ho mai applicato il principio, mai. Qualcuno dice hai corso dei rischi perché ti potevano denunciare, dico magari, così vado in prigione e mi riposo un po' e leggo i libri che non ho tempo di leggere, però nessuno mi ha mai denunciato, ma è ovvio, perché tu agli studenti, se tu credi all'università come luogo di educazione al sapere e alla conoscenza, devi insegnare a cooperare fra di loro, perché le mie lacune possono essere colmate da te e viceversa, e io colmo le tue lacune. E alla fine il processo conoscitivo evolve. Ma se io metto uno contro l'altro, e non sto a fare gli esempi concreti perché chi è andato a scuola se lo ricorda certamente, è evidente, faccio un torto al principio in forza del quale è nata da prima la scolè e poi la universitas. L'università è nata a 30 chilometri da qui,
lo sappiamo la storia dei primi secoli dell'università, prima Bologna, poi le altre, Pavia, eccetera, eccetera. Questo è il primo mito, poi c'è il secondo mito, e che è il mito dell'elitarismo. Il mito elitarista dice che è bene che ci siano le diseguaglianze perché, state attenti, i migliori, i più bravi, sanno usare le risorse in maniera più efficiente degli altri. Questo è molto sottile, perché si dice, se noi diamo risorse da gestire a delle persone di basso rango, questi li sciupano perché non hanno la produttività. Quindi bisogna darli a quelli che evidentemente arrivano a utilizzare al meglio, come dicono gli economisti, a massimizzare la produttività totale dei fattori perché hanno un alto tasso di efficienza, eccetera. Ora, questo mito come si è alimentato negli ultimi 40 anni? Sulla base di una pseudo perché è sbagliatissima, ma sapete, i professori di sbagli ne fanno in continuazione e non c'è niente di male, perché tutti sbagliano. L'errore è quando impongono agli studenti di imparare le cose sbagliate. Questa è la delinquenza che non può essere ammessa, giusto? L'errore era quello di credere alla teoria del cosiddetto trickle-down effect. Trickle-down effect vuol dire effetto di sgocciolamento. E l'effetto di sgocciolamento, alcuni dicono trickle-down economics, l'economia dello sgocciolamento, è veicolata da un aforisma molto efficace di origine americana che dice una marea che sale solleva tutte le barche. È bella come metafora. Che vuol dire? Non preoccupatevi di come i redditi e le ricchezze si distribuiscono. L'importante è che la marea salga. Cosa vuol dire la marea? Che il prodotto interno lordo, il PIL, prodotto totale, aumenti. Perché se il prodotto totale aumenta, ce ne sarà per tutti. Perché un po' di gocce andranno giù. Ora, questo è stato dimostrato, non affermato, che è errato. Però è stato creduto e continua a essere creduto. Uno di quelli che ha avuto il coraggio, direi in questo caso civile, di scriverlo, è stato quel personaggio che ormai conosciamo tutti, vestito di bianco, che è Papa Francesco. Nel 2014 lui pubblica l'Evangelii Gaudium, che non è un'enciclica, è un documento, e l'enciclica arriverà l'anno dopo con la Laudato Si. Se voi prendete l'Evangelii Gaudium, Papa Francesco dice bisogna smetterla di insegnare e praticare la tesi dell'effetto di sgocciolamento, perché questa è falsa. Perché quando la marea sale, non è vero che solleva tutte le barche, perché le barche che, quando la marea è bassa, sono impigliate nel fango, quando la marea si alza vengono sommerse, vengono schiacciate, e capite il senso della metafora. E il Papa aveva ragione, ovviamente se lui le ha scritte qualcuno magari glielo ha anche spiegato e dimostrato. E io mi ricordo che quando venne fuori in Italia, cioè, furono un po' alcuni dei miei colleghi professori universitari che scrissero una recensione dicendo sto Papa vuol parlare di economia, ma lui non ne sa niente, eccetera, come si permette, eccetera. Ovviamente hanno fatto una figura, infatti non si possono più presentare perché hanno fatto una figura da cioccolatai, perché avrebbero dovuto capire che il Papa aveva ragione, ma non perché l'ha detto lui, perché lui probabilmente, ci sono le Pontificie Accademie di Scienze Sociali che lavorano anche per questo. Però vedete l'arroganza di chi pensa che quello che ciò a cui crede sia vero quando invece è falso. E qui stiamo parlando di scienza, non stiamo parlando di fede. E qui è un argomento scientifico, eccetera. Ecco allora perché l'elitarismo è privo di fondamento. Perché non è vero che se la cosa importante è far aumentare il PIL, perché si pensa che poi alla fine ce ne sia per tutti. No, il trickle down diventa a questo punto un trickle up, cioè dire lo sgocciolamento non va verso il basso ma va verso l'alto, cioè verso coloro che più ne hanno, eccetera.
Questi sono, direi, i due fattori di natura propriamente culturale, ma ci sono anche quelli di natura legati, ho già detto prima, alla disciplina che io professo, cioè la scienza economica. E qui, adesso qui non è il caso, però è bene che si sappia che nella scienza economica non c'è una sola teoria, sono tante le teorie e sono tanti i paradigmi. Quindi presentare la scienza economica, la, e presentare la teoria economica è un'affermazione destituita di fondamento. E chi la dice è un imbecille, punto e basta. Può essere anche, no, i premi Nobel no, perché si sono ravveduti anche loro, ma quelli che ancora non ci sono arrivati. Perché? Perché voi dovete sapere che tutta la scuola classica, che comincia con Adam Smith fine Settecento fino a metà dell'Ottocento con John Stuart Mill, il problema fondamentale della scienza economica, per usare le parole di David Ricardo, grande economista inglese della rivoluzione industriale, il problema fondamentale, scrive Ricardo, è scoprire le leggi della distribuzione del prodotto nazionale. Tra chi? Tra, attenzione, salari, profitti, rendite. Salari, profitti, rendite. Quello era il problema dell'economia. Poi, nella seconda metà dell'Ottocento, si afferma un'altra scuola di pensiero che diventerà il mainstream, si dice, cioè il pensiero dominante, e che è durato fino a poco fa. Ancora oggi sono tanti che praticano il mainstream, anche se molto di meno rispetto a qualche anno fa, perché il colpo di grazia al mainstream l'ha dato la crisi del 2007-2008, la crisi finanziaria, vi ricordate? La domanda della regina Elisabetta, quella che è morta, quando lei nel 2009, a crisi già avviata, va a fare visita alla London School of Economics di Londra, che è la facoltà, come dire, molto, e c'è, parlando a tutti i professori e studenti di economia. Lei entra in una sala affollata come questa e la prima domanda che fa, dice: cari professori e studiosi di economia, come mai nessuno di voi si era reso conto che stava per scoppiare la bolla speculativa da cui la crisi? Questa è nota come The Queen's Question, la domanda della regina. Si creò nella sala un gelo, perché tutti questi professori si sono vergognati, perché lei, che non era economista, evidentemente aveva capito. Dice: ma come? Voi di professione fate gli economisti, siete tanti in giro per il mondo e non avevate capito che stava per scoppiare? E quindi si sarebbero evitati tante, diciamo, fallimenti, tanti disastri, tante sofferenze e soprattutto tante morti. Come voi sapete, i morti che ha determinato quella crisi è meglio che non ve li dica, eccetera. Quindi nella forma di suicidio, soprattutto di suicidi e così. Ecco allora il punto. Si afferma seconda metà dell'Ottocento fino a tempi relativamente recenti questa idea che il problema dell'economia è il problema di spiegare come aumenta il reddito nazionale, non di come si distribuisce. E se voi leggete i sacri testi, alcuni dei quali continuano a essere adottati nelle università, questa è la vergogna. Si dice: chi pensa alla distribuzione del reddito? Ah, ci pensa la politica. Noi economisti ci occupiamo soltanto dei problemi di efficienza, cioè efficiente allocazione delle risorse per massimizzare il PIL. Poi, come la torta viene tagliata, ci penserà qualcun altro. Capite? Quando invece, per tutto il periodo precedente, era vero il contrario. Oggi, ovviamente, non si dice più, perché il mainstream non è più tale. I professori che anche, molto, pensate a Friedman, è scomparso già da tempo, ma già negli ultimi tempi, prima della sua scomparsa, veniva preso in giro dagli studenti. Perché in America sono fatti così, Voi, non so se io che frequento, se un professore va storto, gli studenti lo contestano, ma lo contestano di brutto, Non nel senso così di dire non sono d'accordo, eccetera. Quindi ecco perché, infatti, dopo la crisi del 2008, tre economisti che avevano preparato un modello in forza del quale sono partiti i derivati e quindi la speculazione, non poterono più andare a fare lezione, perché gli studenti li aspettavano, gli lanciavano le monetine, le uova forse non fresche, qui d'addosso e così via.
Perché? Perché, dicevo, l'avete fatta troppo grossa. Perché l'economista ha una responsabilità. Io non posso dire, io faccio una teoria così, perché, come potrei dire, faccio una poesia. Cioè, la poesia non piace, pazienza. Ma se io faccio una teoria e questa è sbagliata, e sulla base di quella teoria i politici, i capi di Stato, di governo, prendono delle decisioni, e da quelle decisioni ne derivano conseguenze perverse, voi capite cos'è il principio di responsabilità. Io non posso dire, ah, io non c'entro. Come non c'entri? Tu c'entri, perché tu, come studioso di economia, devi sapere che quel che produci avrà degli effetti pratici, concreti, non diretti, ma indiretti, attraverso la mediazione dei politici e così via. Oggi, ovviamente, tutto questo, in un certo senso, è stato compreso in questi ultimi 10-15 anni, le cose stanno, però vi assicuro che ancora sono molto forti questi residui. Ecco allora la seconda causa. Seconda causa è che la scienza economica, che come voi sapete dentro le scienze sociali è chiamata la regina delle scienze sociali, perché è quella più dotata di fondi per la ricerca, di riviste scientifiche e soprattutto di influenza, perché l'influenza, sapete, parla un premio Nobel e dice tutti devono dire, se l'ha detto lui sarà così, e quindi quello è veramente molto pericoloso, eccetera. Passo alla terza categoria, al terzo fattore causale, che è quello che riguarda direttamente la politica. Allora, voi sapete, e qui c'è un problema tipicamente italiano. L'Italia spende nella spesa sociale il 28,6% del PIL e la media europea è del 26,8%. Quindi noi spendiamo più della media europea nel finanziare attività di natura sociale, dal welfare state alle vari provvedimenti, ai vari forme redistributive. Allora, un cittadino normale si chiede, ma se noi spendiamo di più e abbiamo questi risultati, come mai? Questo è il punto. Come mai? Perché se non dedicassimo risorse, uno potrebbe dire, vedi, mancano le risorse per quello che... Ma non è così. Il punto è che chi conosce l'agire politico italiano, e qui sono tanti ovviamente a conoscerlo, sanno che una delle caratteristiche della politica italiana è quella di sbagliare quasi tutte le politiche in chiave redistributiva. Perché? Perché le politiche redistributive vuol dire post factum, dopo che il reddito è stato ottenuto, facciamo delle fette più o meno grandi per coloro i quali rimangono indietro. Pensate ai vouchers, i bonus, le detrazioni, e qua in questi tempi di pre-campagna elettorale, questi termini ormai sono entrati nell'uso comune. Ora, il punto generale è che le politiche redistributive hanno una funzione come strumento di lotta alla povertà, ma mentre incidono positivamente nel senso di ridurre la povertà, aumentano le diseguaglianze. Vallo a far capire. Ovviamente lo capiscono. E voi direte, perché fanno così i politici? E qui c'è un difetto della nostra concezione politica, che si chiama cortotermismo. Cioè l'orizzonte temporale della politica italiana è il breve termine, che è 5 anni. Il tempo che separa una elezione dall'altra, a meno che intervengano crisi di governo, come in questo caso. Eccetera. E allora è evidente che i provvedimenti per ridurre le diseguaglianze non possono essere emanati se l'orizzonte temporale è di 5 anni. Bisogna che l'orizzonte sia almeno di medio e lungo termine. Ma siccome è di medio e lungo termine, chi è al governo dice avvio questi provvedimenti, però i frutti di questi provvedimenti non li prenderò io, perché può darsi che la volta prossima io non venga più rieletto. E questo è il circolo vizioso, e questo è di tutti. Poi dopo ci sono, io sto parlando della politica nazionale, non quella locale o regionale, che è tutta un'altra cosa. Questo spiega ad esempio perché in Italia iniziano le opere e poi dopo un po' rimangono ferme. Non ve lo siete mai chiesti? Questa è la ragione. Perché
un governo avvia, poi interviene una crisi o nuove elezioni e chi subentra sospende i lavori che erano già stati iniziati. Immaginate voi con quanto spreco di risorse questo avviene, eccetera. Cioè, il punto è questo che bisogna far capire, che la lotta alle disuguaglianze non può servirsi di interventi redistributivi, ma predistributivi. Ecco il punto. Cioè dire, concretamente, questo vuol dire che bisogna cambiare le regole del gioco. Cioè, cambiare le regole del gioco vuol dire, il gioco può essere economico, e allora parliamo di regole o di istituzioni economiche. Se il gioco è politico, parleremo di istituzioni politiche. No, perché le regole del gioco è l'espressione che viene usata per fare riferimento al disegno istituzionale, all'assetto istituzionale, eccetera. Allora, è evidente che se le istituzioni sono tali da favorire i comportamenti che prima ho descritto, è ovvio che le disuguaglianze aumenteranno. Perché con la redistribuzione, io lo ripeto per l'ultima volta, aiuto quelli che in questo momento sono in stato di necessità, cioè sono poveri, non hanno da mangiare. È vero questo. Ed è una cosa di per sé. Però se io per fare questo non attuo i provvedimenti per ridurre le disuguaglianze, dopo un po' di tempo quelli saranno sempre in quella condizione. C'è infatti una battuta che circola che dice: in Italia la politica ama talmente i poveri che li moltiplica. È una battuta, ovviamente, ma ha un senso, è così. Ha un senso. Perché? Perché io ti posso aiutare per far fronte ad una, attenzione, fragilità, ma non a una vulnerabilità. E voi sapete che differenza c'è tra vulnerabilità e fragilità. E per combattere le disuguaglianze hanno a che vedere con le vulnerabilità, non con le fragilità. Ecco allora qual è l'impianto errato del nostro modo di concepire la politica. Che siamo abbastanza bravi nell'inseguire le fragilità. Uno tsunami, una pandemia, un altro accidente, e allora interveniamo, eccetera. E lì siamo bravi, non si può negare. Ce lo dicono anche all'estero. Ma quando dobbiamo cambiare l'assetto strutturale per appunto evitare quello che dicevo in apertura, cioè l'aumento endemico delle disuguaglianze, ci blocchiamo. Ecco allora il punto in questione, che anche la politica, e lì non è un problema non sto parlando di comportamenti devianti come corruzione, no, quello non c'entra. È proprio l'impianto, starei per dire filosofico, dell'agire politico, perché la politica ha necessariamente l'orizzonte del medio e lungo termine e non quello del breve termine. Questo lo dovrebbero sapere, si deve insegnare. Se ci fosse una educazione civica adeguata, sono le prime cose che si insegnano ai giovani, perché i giovani poi crescono, acquisiscono abilità varie, occupano posizioni varie e ne tengono in considerazione. L'altra, per fare un esempio su questo, che esemplifica quanto detto, in economia, chi ha studiato economia sa che c'è una legge famosa, che fu negli anni 70-80 era di grande moda, la legge di Okun, dal cognome dell'economista americano che per prima l'aveva formulata. Cosa dice la legge di Okun? Che per ogni aumento percentuale del PIL corrisponde un aumento percentuale minore del tasso di occupazione. Quindi se il PIL aumenta dell'1%, l'occupazione aumenta dello 0,20 o 0,25 a seconda delle circostanze. E quindi si dice, se vogliamo combattere la disoccupazione, facciamo aumentare il PIL. Ebbene, sappiate che la legge di Okun oggi non vale più, non perché avesse sbagliato Okun, ma perché quando Okun elabora la sua legge non c'era ancora la globalizzazione e non c'era stata ancora la rivoluzione del digitale, delle tecnologie, soprattutto, come oggi è il caso, delle intelligenze artificiali. E questi due fenomeni nuovi, globalizzazione e rivoluzione del digitale, hanno annullato, vanificato la legge di Okun. Per cui cosa succede? Che il PIL aumenta, ma l'occupazione non aumenta.
Perché? Perché evidentemente nella vecchia impostazione di Okun, se tu produci di più di questi tavoli, anziché 100 ne produci 1000, hai bisogno di assumere un po' di più. Ma oggi il problema non è quello, perché la globalizzazione vuol dire, che si è tradotta poi in globalismo, come sapete, la delocalizzazione. Tu produci di più, vai a produrre a 1000 chilometri o 10.000 chilometri di distanza. Ma in secondo luogo perché i nuovi processi produttivi hanno bisogno di quel know-how, di quella conoscenza specifica legata alle caratteristiche delle nuove tecnologie. Questo per fare un esempio. Se allora io continuo a impostare la mia politica economica avendo nel retro della mente la legge di Okun e mi illudo da politico che aumentando il PIL miglioreranno le cose sul fronte occupazionale, prendo una cantonata enorme, perché non è vero, e non è affatto vero, e questo evidentemente vi aiuta a capire quello di cui parla. L'altro aspetto è quello che riguarda la questione legata alla, cioè perché le politiche redistributive in Italia non funzionano nella prospettiva della lotta alle disuguaglianze. Perché le politiche in Italia redistributive peggiorano la situazione. Perché i salari medi pro capite italiani, come voi sapete, nel corso degli ultimi 20 anni sono aumentati, state attenti, dello 0,14%. Prima del Covid, perché tutti danno sempre la colpa al Covid, per dire le cose vanno male, perché non date retta a queste balle qua, perché il Covid non c'entra niente, ha prodotto altri guasti, ma non certo di questo tipo. Ok, chiusa la parentesi. Capite, in 20 anni, pre-2019, 20 anni indietro, il reddito medio vuol dire pro capite, è aumentato in Italia dello 0,14%, in Germania nello stesso periodo di 1,29%, in America di 1,45%, e potrei continuare. Cioè, quindi l'Italia è il paese dove i redditi pro capite sono aumentati, nonostante che il PIL sia aumentato, meno che altrove. Allora, se voi fate una politica redistributiva, cosa vuol dire? Che in questo momento togliete a questi per dare a quell'altro. Gli altri si coalizzano per fare in modo che la volta dopo, cambiando la maggioranza governativa o parlamentare, si inverta, che è quello che stiamo vedendo. Ecco quindi il punto d'arrivo del discorso. È necessario capire che le disuguaglianze hanno natura strutturale, che c'è, dipende dalla struttura con cui funzionano le nostre regole del gioco politico e del gioco economico. E se noi non abbiamo il coraggio di cambiare le strutture, ci illuderemo. E siccome le disuguaglianze sono una brutta bestia, perché le disuguaglianze non solo sono condannabili dal punto di vista morale, il che è ovvio, ma anche dal punto di vista economico e dal punto di vista politico, perché le disuguaglianze minano le fondamenta della democrazia e quindi della pace, come sapete, e anche dal punto di vista economico. Perché? Ma perché oggi sono le innovazioni che determinano il processo di sviluppo. Ma le innovazioni devono provenire da tutti. La innovatività non è più pensabile associata a certe categorie di persone. Ci vorrà del tempo a far capire questo agli uomini di scuola e di università, perché non lo capiscono. Cioè, il punto è che, come Michael Polanyi, in un libro famosissimo del 1962, scrisse, la conoscenza è di due tipi, cioè la conoscenza codificata e la conoscenza tacita. Codified knowledge and tacit knowledge in inglese. La conoscenza codificata, secondo la sua definizione, è quella che si trasmette da persona a persona, da luogo a luogo, per via di codici. Cosa sono i codici? I libri, i protocolli, gli appunti, eccetera. Io ho scritto un libro, tu lo leggi e ti appropri o acquisisci parte della conoscenza che inizialmente era nella mia testa. Cos'è invece la conoscenza tacita? È la conoscenza che non può essere portata al di fuori della persona se la persona
non lo vuole e tu non gliela puoi estrarre, perché tu non sai cosa c'ha quella persona dentro la testa. Se dunque tu non consenti a tutti di essere capaci di esprimere la conoscenza tacita, è chiaro che a livello di sistema le cose non potranno meravigliare, sì, migliorare. Perché? Perché tu non puoi sapere ex ante, fra l'altro questo nell'ambito scolastico è un classico. Pensate voi uno studente che è timido di natura, sapete cosa vuol dire essere timidi? Quelli che io ho studiato 22 anni alla Bocconi, gli studenti milanesi sono il contrario, vengono lì, sbattono i tacchetti, come dire io so già tutto, io mi diverto quando vedevo queste cose. Però c'erano quelli del sud che erano un po' umiliati, un po'... Allora, se io non capisco questo e lo studente timido non mi dice tutto quello che ha dentro, perché la timidezza impedisce di esternalizzare il proprio sapere, io docente gli do un brutto voto, ma la colpa è mia, perché non sono capace di capire che quello non ha risposto completamente, non perché non ha studiato, ma perché quella condizione psicologica lo ha, eccetera, eccetera. E la stessa cosa vale nel luogo di lavoro. Se io vado a lavorare in un'impresa, sono giovane, fresco di studi, e il capo mi dice, zitto tu, tu sei qua, devi obbedire, come vuole il modello taylorista. Secondo voi, quello lì è un modo intelligente di avanzare, di progredire? Ovviamente no, perché un'idea brillante può venire proprio da uno che inizia un cammino e che in generale, non necessariamente, ma in generale è un giovane. O anche addirittura di qualcuno che... C'è un esempio realmente accaduto, mi sbrigo in un minuto e mezzo, a Washington. A Washington ci sono i musei che vengono gestiti come se fossero imprese private. Lo Smithsonian è il più famoso. Se vi capita andatelo a vedere, è una cosa incredibile. Allora, il direttore generale dello Smithsonian, dopo aver ospitato una mostra di grande successo, chiama i suoi dirigenti, collaboratori, e dice cerchiamo di decidere quali quadri e quali stanze sono state maggiormente apprezzate dai visitatori, così noi possiamo replicare altrove evitando di sprecare energia. Uno chiede la parola e dice allora io propongo di fare un'indagine via internet, mandiamo qua, chiediamo, costo $50,000. Un altro dice, no, mandiamo una squadra di intervistatori, no, e chiediamo loro cos'è che avete apprezzato, eccetera. Costo 40,000, supponiamo, cifre. La porta della stanza era rimasta aperta. Nel corridoio c'era un signore, che era un po' scuro, che puliva per terra, avete capito? E questo, mentre andava su e giù, aveva origliato, aveva ascoltato. A un certo punto bussa e rivolgendosi al direttore dice signor direttore, io avrei un'idea. I suoi collaboratori lo guardano e gli dicono ma scusa, non farai mica parlare quello lì, ma non vedi che colore ha e non vedi che lavoro fa? Ma il direttore, che aveva studiato il paradigma dell'economia civile, dice no, no, lasciamolo ben parlare. E lui dice, vedete, negli ultimi giorni a Washington è sempre piovuto. Quindi i visitatori arrivavano qua con le scarpe sporche. Siccome io devo pulire, io sono in grado di dirvi quali sono i quadri maggiormente apprezzati, perché lì sotto ho trovato più sporco che altrove. Il direttore subito gli ha dato una mancia di $1,000, perché gli americani fanno così, quando vedono $1,000 di mancia. E poi ai suoi gliene ha detti di tutti i colori. Dico, voi li ha offesi, siete dei bastardi. You are bastard, che vuol dire bastardi, perché voi non avete ammesso che anche una persona che faceva quel mestiere poteva avere un'idea interessante per noi. Ora, questo è realmente accaduto. Allora, ditemi voi, non so voi se lavorate o no, dove, eccetera. Questo accade sistematicamente anche nelle nostre imprese, che si zittiscono le persone perché si pensa che, essendo a un livello un po' basso, nella scala sociale non siano in grado di avere idee. È vero o non è vero? E allora per forza che dopo non c'è progresso, perché il progresso viene dalle innovazioni. Ma se io a chi è capace di innovare lo zittisco o lo umilio,
aporofobia, non dimenticatela questa parola, cioè lo disprezzo, capite le implicazioni. Ecco allora, avviandomi verso la conclusione, perché sto finendo, vedo qua il mio tempo, capite quello che occorre fare. E ho due righe di una pagina dell'esquisse di Condorcet, Condorcet, illuminista francese, 1794. Adesso io ve la leggo. Ditemi voi se questo non aveva capito tutto allora. E ditemi voi perché nessuno la cita mai, dei professori, mai. Io la cito sempre, dappertutto. Perché così bisogna... Ve la leggo. È facile dimostrare che le fortune tendono naturalmente all'eguaglianza e che la loro eccessiva sproporzione o non può esistere o deve rapidamente cessare se le leggi civili non stabilissero mezzi artificiosi per perpetuarle e rafforzarle. Aveva capito tutto. Quindi le diseguaglianze non sono un fatto di natura. Non è perché uno ha un occhio così, l'altro cos'ha, perché uno è bello, brutto, eccetera. Le diseguaglianze sono una scelta politica. La povertà è diversa. Ve l'ho già detto, ma mi è stato chiesto di parlare delle diseguaglianze, io ho parlato di quelle. Le diseguaglianze non sono un fatto di natura di fronte al quale non si può fare niente. Si può fare, e come che si può fare? E perché? Perché sono frutto di quelle che Condorcet chiamava le leggi civili, che nel linguaggio dell'epoca voleva dire, potremmo dire, la Costituzione, il codice civile, insomma tutto quello che riguarda l'ordinaria funzionamento di una società. Se voi fate delle leggi che tendono, adesso semplifico, a facilitare la vita e a remunerare di più i furbi, sapete cosa vuol dire furbi, eh? Non gli astuti, i furbastri, eccetera, o quelli che si divertono a tiranneggiare gli altri, e voi non potete poi meravigliarvi se i risultati sono quelli che sono. Ma perché non si... E qui c'è la grande lezione di Giacinto Dragonetti. Io vi ho detto Giacinto Dragonetti. Voi conoscerete dei professori di diritto. Ditegli se lo conoscono. No, adesso forse qualcuno, a forza di insistere. Giacinto Dragonetti, dell'Università di Napoli, era diventato poi presidente del Tribunale del Regno delle Due Sicilie a Palermo. E scrisse nel 1766 un libro intitolato «Delle virtù e dei premi». Adesso l'abbiamo rieditato con l'edizione critica 2 anni fa e quindi è a disposizione, prima non si trovava. Perché? Perché 2 anni prima, a Milano, Beccaria, cosa aveva pubblicato nel 1764? Dei delitti e delle pene. Adesso metteteli lì, delitti, pene, virtù, premi. E cosa dice Dragonetti a Beccaria? Tu non hai capito proprio niente, perché sei un milanese, infatti. È noto, i milanesi non capiscono niente. Perché tu non hai capito che se vuoi progredire devi incentivare i buoni. Buoni cosa vuol dire? I virtuosi. Perché se tu spendi le tue risorse per mettere in galera quelli che fanno i delitti, va bene, andranno in galera. Ma quando usciranno saranno migliori, no? Saranno peggiori e faranno peggio. E nel frattempo hai speso. E aggiunge, siccome la virtù è più contagiosa del vizio, questo l'aveva detto Aristotele, a condizione che venga fatta conoscere. Allora le leggi devono essere tali da premiare i virtuosi. Poi è chiaro che c'è sempre qualcuno, si dice la mela marcia e bisogna intervenire anche lì, questo è evidente. Ma non puoi far tutte le leggi che impongono ai buoni dei pesi sulle spalle, tali per cui dopo un po' non ce la fanno più e diventano cattivi. Questo è il delitto che va denunciato e questo è che chi ha una coscienza morale deve fare. E invece le nostre leggi sono tutte in chiave di punire, punire, punire. Ma che è la stessa cosa poi con gli studenti, bisogna punirli. Ma come punirli? Ma dico, ma come si fa? Goethe cosa ha scritto? Goethe, il grande Goethe, impara solo ciò che si ama. Se vuoi che uno studente impari, gli devi fare amare. Vedrete dopo se impara.
Altro se impara. Se invece io lo minaccio, ti boccio, ti faccio questo, quello lì disimpara e finirà con l'odiarmi. Dragonetti queste cose le scrive nel 1760. Il libro viene tradotto in 3 lingue, tra cui l'inglese. Andate a vedere la dichiarazione di indipendenza di Filadelfia, in America, 1776. In quella dichiarazione viene citato Dragonetti. Noi che siamo italiani, eccetera, l'abbiamo completamente dimenticato. Questo è il nostro carattere. E loro lo scrivono. Dice, noi dobbiamo impostare la nostra nazione, la nazione americana che stava nascendo, sulla linea del... Questo fra l'altro vi spiega perché gli americani fanno molta filantropia, eccetera. Adesso capite. La radice è lì. Perché Dragonetti dice, quando uno fa una cosa buona che salva un altro... No, non c'ho il tempo. Perché quando... Dopo mi chiama il giornalista di turno e mi dice, cosa dice il professore di quello che si è buttato in acqua per salvare uno che stava affogando, che dopo il Presidente della Repubblica gli ha dato il diploma, eccetera. Ha fatto bene il dovere civico. Le ho mangiato la faccia a quella giornalista. Poi siamo diventati amici. Ho detto, dai, vieni, che stiamo assieme. Dico, se dici ancora dovere civico, io ti scomunico e ti mando all'inferno. Dico, come? Uno si butta in acqua per dovere? Ma no, si è buttato per amore. Perché non ero... Dove sta scritto che uno deve minacciare la propria vita per salvare la vita altrui? Sta scritto da qua? No, non è un dovere. E non è neanche un interesse. Mica l'ha fatto per interesse. L'ha fatto per amore. Ecco allora il punto in questione. Noi abbiamo bisogno di rimodificare l'assetto istituzionale dandogli questa impostazione filosofica. Questo è il significato proprio dell'etica delle virtù. Allora, per concludere, perché altrimenti sfido, c'è un pensiero, quello che sto dicendo si verificherà, state pur certi, perché ci sono già molti segni che vanno in questa direzione. Io adesso non ho il tempo di illustrarvi, però vi assicuro che ci sono. Basta, il fatto è che i giornali non ne parlano. Perché se lui ammazza questo qua, per una settimana i giornali riempiono le pagine. Se lui salva 50 persone, un trafiletto così. Questi sono gli esempi concreti. E allora la gente pensa che siano tutti cattivi, non è vero. I buoni sono più dei cattivi. Ma i buoni sono quelli, chi sono? Sono quelli che operano per il bene, cioè per la, come dire, l'avanzamento, per il progresso su tutti i piani, da quello economico a quello sociale, a quello culturale e così via. E allora vorrei concludere con un pensiero, una frase, un proverbio tibetano che dice che quando c'è un grande traguardo, anche il deserto diventa una strada. Ecco, se il grande traguardo è quello di riportare la categoria di equità come virtù dentro la cultura e soprattutto dentro il modo con cui si fanno le leggi, allora ho motivo di ritenere che il deserto della crisi attuale possa diventare una autentica opportunità. Questo non è un modo utopico, perché i segnali che vanno in questa direzione ci sono, però bisogna cercarli, perché i mass media non ne parlano quasi mai. Ci sono eccezioni, però non ne parlano quasi mai. Ma sappiate che di gente che agisce non solo per interesse, non solo per dovere, ma per amore, ce ne sono. E voi direte, perché in Italia è prevalsa la cultura, l'approccio di Beccaria? Provate a chiederlo, sapete perché o no? Vedete, queste cose bisogna insegnarle al liceo. Io anche alle medie le insegno, perché ogni tanto mi chiamano i bambini, i ragazzini, imparano subito. Perché Beccaria seguiva l'approccio non calvinista, sapete Calvino che era un banchiere, e se avete letto qualcosa del calvinismo, che è diverso dal luteranesimo, è molto diverso, e soprattutto perché Beccaria era il suocero di chi? Di Manzoni. Avete già capito tutto, e poi era di Milano. E quindi è successo che l'approccio culturale
la linea di pensiero di Beccaria è finita per dominare e ha messo a tacere quella soprattutto della scuola napoletana, dove c'era Antonio Genovesi, Dragonetti, Filangieri e tanti altri, perché quella è diventata dominante. Dovete saperle queste cose. Secondo, perché Beccaria è l'iniziatore dell'utilitarismo. Se io vi dicessi chi ha iniziato l'utilitarismo, sapete cos'è l'utilitarismo? È una teoria etica, non è un modo di dire. L'utilitarismo nasce con Beccaria. Chi lo sistematizza è Bentham, filosofo inglese, 1789. Voi prendete il libro di Bentham, leggete la prefazione, l'introduzione, e Bentham cita 4 volte Beccaria e lo ringrazia e gli dice: grazie Beccaria che sei stato il primo ad aprirci gli occhi sul principio di utilità, cioè l'idea è che bisogna fare le cose se queste aumentano l'utilità. Oggi l'utilitarismo è in crisi, soprattutto tra gli economisti, però è ancora presente a livello di cultura popolare. Ecco perché dicevo, le cose stanno cambiando. Io vorrei che cambiassero più rapidamente, ma sono certo, io per esempio vedo i giovani, quando io spiego ai giovani queste cose qui all'università, perché mi capiscono subito? Mi capiscono subito, al volo, e dice: ma perché? È ovvio. Non che le cose non si debbano fare per interesse, è chiaro che bisogna fare i propri interessi, ma non solo per interesse e non solo per dovere. Perché per fare le cose solo per dovere, la storia non molto lontana cosa ci ha riservato? Quelli obbedivano. Eichmann, processo di Eichmann di Gerusalemme, dice: io dovevo obbedire. Obbedisci. Chiaro, se tu ci metti dentro l'amore, è chiaro che l'amore è quella armonia, cioè quell'elemento che mette in equilibrio gli altri due. Quindi una società progredisce, e l'equità, questo vuol dire equità come virtù, quando la categoria dell'amore riesce a tenere in mutuo bilanciamento il principio dell'interesse e il principio del dovere. Grazie per la vostra attenzione.